Grazie Presidente, siamo qui con la question time in oggetto per ritornare su un tema che, Presidente, avevamo già sollevato qualche settimana fa, dichiarando sostanzialmente con quelle interrogazioni il rischio che incorreva la Regione Piemonte nel fermare un progetto particolarmente innovativo ed efficace perché da lì a qualche settimana i fondi necessari per coprire la continuazione appunto dello svolgimento del progetto, in quella data non vi era copertura e quindi chiedevamo all'assessorato e alla Regione di proseguire, cosa che, Presidente, ci costa dichiarare che non è avvenuto. Quindi avevamo sollevato quel problema, avevamo manifestato il problema di recepire quei fondi o con un'assegnazione, una continuità progettuale o pure attraverso altre forme di assegnazione appunto di questa progettualità. La progettualità, come lei Presidente ha detto, è la progettualità Neutravel. Cito per rendere di nuovo edotti tutti dell'importanza e del valore di questa progettualità. Il prima, al di là dei molteplici riconoscimenti mediatici, il progetto Neutravel collabora direttamente con l'Istituto Superiore di Sanità. Presidente, che abbiamo avuto anche modo di ritornare sull'Istituto Superiore di Sanità perché il nostro assessore Icardi è stato nominato all'interno di questo importante istituto nazionale, che riconosce in Neutravel un cardine alla tutela della salute pubblica e chiede quindi alla Regione, chiedeva alla Regione Piemonte di darne continuità. Perché si chiedeva? Perché tale progetto ha permesso di raggiungere circa 20.000 persone all'anno. Analizzare poi 2.540 sostanze, portando all'individuazione di 40 tipi di diverse sostanze su 121 campioni di NPS e conducendo quindi alla decisione, questo è un dato fondamentale, Assessore, nel 60-70% dei casi in cui l'analisi conduce a un risultato difforme, di rinunciare all'uso della sostanza e riflettere sulle possibilità di rinunciarvi. Questo lo dico perché la riduzione del danno, questo concetto, è un concetto fondamentale se non si vuole solo punire, ma si vuole diminuire il consumo attraverso la coscienza da parte delle persone delle sostanze appunto analizzate. Sappiamo che il progetto aveva una copertura finanziaria di 150.000 euro, non stiamo parlando di cifre esorbitanti. Quindi, in seguito quindi a quell'interrogazione del 20 dicembre, l'assessorato ci aveva risposto sostanzialmente che doveva fare delle verifiche e poi che era intenzionato ad avviare e continuare la progettualità, cosa che non è avvenuta, e quindi il progetto dal 1° febbraio è fermo. Fermo. E allora interroghiamo la Giunta e quindi l'assessore, ho finito, per sapere quando, quindi con precisione speriamo di ricevere una data, il progetto sarà rifinanziato e quindi potrà tornare ad essere immediatamente operativo sul territorio. Grazie. Ringraziamo il consigliere Diego Sarno per l'illustrazione. La Giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando l'assessore Luigi Cardi. Prego, assessore, ne ha la facoltà per 5 minuti. Grazie Presidente. Non ritornerò sui contenuti e sulla risposta del 20 di dicembre. Tra l'altro condivido il contenuto tecnico, però come ho già comunicato nella risposta del 20 dicembre scorso, Neutral è un progetto nazionale, non è un progetto di Regione Piemonte, che in questo momento non è più finanziato dal Ministero e che nel caso del Piemonte, qui vengono gli accertamenti, richiederebbe ben più di 150.000 euro per renderlo applicabile in modo capillare su tutto il territorio regionale. Non c'è nessun problema, nulla osta da parte di Regione Piemonte alla riattivazione dell'iniziativa, qualora il Ministero disponga la sua prosecuzione e di conseguenza destini nuove risorse per rifinanziarla. Grazie Presidente, ho concluso.